Il dirigente della squadra mobile di Napoli, Antonio Ammaturo, fu ucciso dalle Brigate Rosse il 15 luglio del 1982 insieme all'agente scelto Pasquale Paola. È giunto quest'anno alla 12ª edizione il premio a lui dedicato, un riconoscimento a 3 operazioni di polizia giudiziaria particolarmente meritevoli: il luogo della manifestazione, la Basilica di San Gennaro Extramenia, un evento al quale ha preso parte anche il capo della polizia. Figure come quella del dottor Ammaturo, ma comunque le vittime del terrorismo, le persone che hanno perso la vita lottando contro la criminalità al servizio dei cittadini, vanno sempre ricordate, perché sono dei valori che per noi sono assolutamente costanti e lo devono essere anche per i cittadini tutti. Le 3 operazioni eccellenti: la cattura di un latitante della Camorra sui Monti Lattari, lo stop a un sodalizio criminale operante fra Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno, e un duro colpo all'attività estorsiva a Portici e nei comuni limitrofi. Dopo l'evento, Giannini ha visitato privatamente Francesco Antonio Alborino, il poliziotto ferito a Napoli in corso Garibaldi durante i festeggiamenti per l'Italia, e ancora ricoverato al Vecchio Pellegrini.